Buonasera amiche e amici appassionati di rally, bentrovati in una nuova puntata di Service Park. Io sono Damiano Poltronieri e questo è, come di consueto, il podcast che parla di rally, quel magnifico sport che ogni tanto si corre anche fuori dall'Europa, in tanti altri continenti, tra cui il Kenya. Questa sera andiamo a farci raccontare un pochino che cos'è il Kenya dei rally, il safari, quello che tutti abbiamo visto nelle videocassette di tanti tanti anni fa. E invece, siccome quest'anno c'erano due equipaggi italiani più un giornalista in particolare italiano che è qua con noi questa sera, ci facciamo raccontare un po' di cose. Allora, innanzitutto vado a presentare la persona che è qua di fianco a me, che vedete, che è Tiberio Zandonà di Rellissimo. Buonasera. Buonasera Damiano e buonasera a tutti quanti. Come stai? Bene. Bene. Allora, dietro questo bene, sì, dietro a questa risata. c'è tutta una storia che adesso andremo a raccontare. Prima di raccontarla, però, voglio vedere la reazione dei nostri due amici che ci stanno per raggiungere. E allora vado a presentare subito il mio co-host, co-conduttore, un uomo, un coach, un appassionato. Tutto e niente. Cin, buonasera. Buonasera. Monologo. Ciao, Come stai, ciao, ciao Giacomo? ragazzi. Ciao Giacomo. Ciao, ciao Tiberio. Come va? Bene, bene. Bene. Medaglia. Bene, anche se nell'ultima ora e mezza, anzi nelle ultime 2 ore, è stata particolarmente dura. Da buon veronese è uscito il mosconi che c'è in me nell'ultima Ah ora sì? e mezza. Sì. Adesso vi spieghiamo tutto, vi spieghiamo tutto. No, che cavolo, a saperci col fatto che questo weekend si va in trasferta ad Alba, venivo su una sera prima e venivo anche io in studio stasera per la live, però vabbè, dai, prossima volta. Prossima volta, dai, dai. Allora, andiamo a introdurre subito uno dei due equipaggi italiani, il pilota di uno dei due equipaggi italiani presenti in gara al Safari. È con noi Francesco Garosci. Buonasera, Francesco. Salve, buonasera, host, co-host, inviati, appassionati. Ciao a tutti. Ciao Ascolta, ma Francesco. in che luogo del mondo ti trovi? Fortunatamente a casa, il bel che non sono sarebbe strano che me lo portassi in giro per il mondo. Adesso momentaneamente in Italia, a Milano. Bene, 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 perché in realtà abbiamo tentato di incrociare le movimentazioni di tutti, ma subito dopo il Kenya sei sparito in Giappone, quindi eri proprio un po' irreperibile. Assolutamente, per non soffrire del mal d'Africa, naturalmente, che viene dopo un'esperienza come il safari in Kenya, ho detto vado direttamente in Giappone da un'altra parte, un altro fuso orario, così da non farmi mancare niente. E sono tornato Guarita. giusto ieri. Bene, 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 bene. Allora, prima di cominciare a parlare di tutto quello che riguarda il safari, io volevo avere in live voi due per raccontarvi così le ultime 2 ore della nostra vita, Tiberio. Ma raccontiamo le ultime 2 ore della nostra vita, dai, così. Perché, no, vabbè, allora, innanzitutto comincio a salutare tutti quelli che ci stanno già seguendo: Michael Podavini, Samuele Cavana, Guido Cavana, Luca Bocciarelli, Sonia Chiamonte. E tutti voi che ci state già seguendo, come sempre, numerosi, quindi grazie mille di essere anche qua questa sera. E un saluto anche a quelli che ci stanno poi ascoltando in differita, dall'auto, dalla TV di casa, insomma, tutta questa bella gente appassionata di rally. Allora, la cosa così, il fun fact della giornata è che tu, Tiberio, dove hai detto vado. Vado, sono stato invitato da te, ho detto, beh, invece di collegarmi da casa vado a trovarlo, così vado a scroccargli anche male una birretta. E Cosa fatta, peraltro, eh? cosa Cosa fa? Già fatta? fatto? Cosa fatta? Già fatto, La quindi prima è andata, la prima. adesso potrei tornare a casa. A noi Giacomo non è andato altrettanto bene, mi dispiace, ci tocca la Coca-Cola da casa. Vabbè. Fatto sta che io mi porto sempre dietro la mia dose di sfiga e nel attraversare la città di Milano ho bucato una ruota. No. Esatto, allora. Ho scelto una macchina senza ruote di scorta, ovviamente, perché sì. E quindi cosa faccio, Ma cosa la non tua faccio? a noleggio, scusami, la No, tua o la a mia, noleggio? la mia, È la la mia. tua. E Ok.
ero lì bloccato, quattro bestemmie, e alla fine chiamato il mondo. Penso che si è unita la regione Piemonte con la regione Lombardia, un giro di telefonate, insomma, sono venuti a prendermi, mi hanno procurato una ruota di scorta, e però uno non c'aveva il crick, allora procura il crick, ma insomma... Adesso, allora, siamo qua. Ed è per questo motivo che... È stato un rally praticamente la tua... Sì, un'avventura, c'è cioè, un mezzo safari, diciamo. Non potevi introdurre meglio una gara come il safari, una gara rocciosa e impervia come il safari. Esatto. È piena di... E uno di dice, problemi. Ma il safari in Africa? No, capita anche a Milano. Ah, sì, confermo, sono di Milano e con i buchi che ci sono nell'asfalto sembra un po' di essere in Kenya. City Jungle. Intanto vedi che c'è già Elia Camponogara che... Ciao Elia! Ciao Elia! Grande Elio! Un grande saluto a Elia. Allora, no, il discorso è stato che poi a quel punto lui mi ha telefonato, mi ha detto, sono bloccato in un autogrill a Milano. Allora ho pensato, chiamiamo Parenzo, che adesso è qua dietro la telecamera, che se la ride. E quindi Parenzo... gentilmente lo ha accompagnato fino qua, ma nel frattempo bisognava trovare una ruota di scorta, perché questa notte, verso l'una di notte, tu dovrai cambiare una gomma. Okay, adesso non so se c'è il datore di lavoro che ascolta, però domani mattina devo andare a lavorare. Ecco. E quindi si era offerto anche volontario per venire a prendermi, pur che non... Che non mancassi al lavoro. Che non lasciarmi qua nel milanese. Boh, quindi nel frattempo, e voglio in particolare, oltre a ringraziare tantissimo Parenzo per il taxi, ma voglio anche ringraziare molto la famiglia Gazzetta, del team Gazzetta, che in 448 ha recuperato una ruota, una gomma cerchiata da poterti montare, e quindi più tardi, dopo la live, ci saranno delle storie, Parenzo? Ci saranno delle storie su Instagram in cui racconteremo come va a finire questa sì, serata. Sì, anche perché ho la macchina con i cerchi da 19 e mi procurano una ruota con un cerchio da 16. Quindi sì, però via, così, però... Pensa che andrò via lo stesso in tre ruote, perché qui là davanti sarà un po' così. Esatto. È una storia degna da quelli della notte, infatti il personaggio. Sì, è... esatto. Infatti lui si è subito esaltato, dice, sì, madonna. Ma scusa, a questo punto, visto che eri lì e hai questi problemi, ti allungavi e facevi l'inviato per Rallissimo a Rally Regione Piemonte questo weekend, no? Non potevi unire le due cose. Alessandro. Ancora un paio di birre e probabilmente usciva l'argomento e firmava già. Verso fine live magari ci mettiamo d'accordo. Bene, allora nel frattempo io voglio salutare anche un po' di gente che ci sta seguendo, Davide Perona, Dennis Dalben, Alex Alessandrini, buonasera Alex. Buonasera direttore, Air director. Ma soprattutto io voglio anche salutare Mirko Ferrari, che è stato una persona che ho conosciuto al recentissimo revival Rally della Lana, una persona che probabilmente interverrà anche all'interno del canale di Service Park. Potrebbe essere, caro Giacomo, un ottimo spunto per andare oltre Alpe, ti dico solo questo. Interessante, bene. Quindi. In tempi non sospetti, peraltro, perché oltre Alpe a gennaio ci sarebbe stato qualcos'altro. Adesso... Esatto, no, invece in periodi dell'anno poco sospetti, esatto. Bene, allora, addentriamoci dopo 10 minuti di varie amenità. Allora, intanto, Francesco, raccontaci intanto perché e come mai sei capitato a fare il safari, perché voglio dire, non è una gara che uno dice non so che fare, vorrei fare una gara, facciamo che fare il safari. No? Vado in Africa. Vado in Africa. Un po' così per caso. No, come
Noi ci conosciamo da un po' di tempo, ma quindi sapete un po' alcune gare che ho fatto, alcune gare come l'ho fatta e perché l'ho fatta. Ovviamente sempre nello spirito dell'avventura, nello spirito di qualcosa di nuovo. Ovviamente io non mi considero un pilota di rally, ma un gentleman driver a tutti gli effetti, perché compatibilmente con quelli che sono gli impegni di lavoro, che ovviamente, come dicevamo prima, mi portano molto in giro, non ho la possibilità di partecipare a un intero campionato, non ho più la possibilità di partecipare a un intero campionato perché appunto non riesco a assentarmi dal lavoro così spesso. Quindi diciamo il pensiero andava verso: potendo fare poche gare all'anno, facciamole come si deve, cerchiamo di farne qualcuna interessante, qualcuna che è degna da raccontare. Per cui nel 2021, quando ho partecipato tra l'altro al mio ultimo campionato, che era il campionato N5, avevo fatto al tempo il Rally di Monte Carlo. Negli ultimi 2 anni appunto sono stato un po' in disparte dal mondo dei rally, per cui ho partecipato a una gara all'anno, oltre che condirlo con qualche attività particolare che fosse una gara sul ghiaccio nel campionato italiano, velocità su ghiaccio, oppure esperienza ad Andorra, esperienze molto particolari ad Andorra, sempre sul ghiaccio, a bordo di buggy o mezzi improponibili, qualunque cosa. Quest'anno, in realtà quest'anno, l'anno scorso, è nata questa idea un po' in linea con quello che è il mio lavoro. Io lavoro appunto in Pirelli, dove mi occupo di Formula 1, e in concomitanza con l'annuncio da parte di Pirelli di uscire dal WRC, quando c'è stato l'annuncio, ho pensato: questo è l'ultimo anno di Pirelli nel WRC, lavorando io per Pirelli, non potendo io gareggiare con qualunque altra gomma, ho detto: se non partecipo quest'anno, il rischio è che per diversi anni sicuramente non potrò partecipare a una gara del mondiale. Per questo, un po' tra una chiacchiera e una chiacchiera con papà, ho detto: papà, ho un sogno, oppure, ovvero culminare questa fine di Pirelli WRC con il Safari. E lui, di tutto conto, quando gli ho detto questa cosa, ha detto: se lo fai tu, lo faccio anch'io. Poche storie. Papà, giusto per dare un po' di background, lui corre da 40 anni, ha portato a casa 5 Dakar, 3 Monte Carlo, prima ancora correva nei Rally Rider, ha vinto un mondiale Rally Ride Classe T2 nel 2007 e prima ancora un'infinità di gare tra Africa, Europa, in giro per il mondo. Però una delle grandi gare che gli mancava era appunto il Safari. Per quello, quando gliel'ho proposto, non ci ha pensato 2 volte. Va adesso all'età dell'esperienza, all'età in cui ancora fisicamente poteva fare una gara del genere, ricordo a 69 anni, compiere 69 anni quest'anno, quindi ancora un giovane, sicuramente nella testa, e quindi ha detto: mettiamolo in piedi. Ovviamente lui metteva l'esperienza e tutto quanto, non troppo a livello operativo, quindi da lì è partito un circo di contatti in giro per l'Africa, trovare una macchina. Inizialmente avevamo contattato M Sport per le Rally 3, poi per diversi motivi, uno sicuramente legato al budget, come potete immaginare, il costo di una gara del genere Si non è può basso. dire Incredibile. a spanne Sarebbe interessante, sì. un'indicazione di cosa costa fare? Allora, non sarei onesto nel dire quanto, perché effettivamente rientra nell'ambito di un'operazione più ampia, per cui la persona che ci ha affittato la macchina è una persona con cui abbiamo da lì cercato di intraprendere anche contatti lavorativi, per cui Ah, avviare ok. qualcosa. Per cui dal lato da parte sua è stata diciamo, un'offerta sicuramente molto vantaggiosa per noi per avviare un rapporto, per avviare un rapporto sicuramente lavorativo, ma anche essendo noi i suoi primi piloti europei a partecipare con la loro scuderia al Safari. Per quello sicuramente è stato un insieme di fattori che si sono uniti per renderlo più possibile. Quindi non andrò a dire nei numeri, anche perché nei rally sicuramente i numeri sono sempre Ma tu vari, stavi, no, secondo aspetta, la ma tu stai situazione. parlando di farlo con la Lancer che avete usato? Con la Lanza, sì, No, 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 assolutamente. Parlava della noi invece Fiesta. volevamo sapere della Ah. Fiesta, indicativamente. Indicativamente tutto incluso, per una Fiesta di tre chiedono 65.000 euro. Per una gara come il Safari, che però è
molto dispendiosa in termini di... Allora, qui lui ha avuto massima trasparenza, la cosa bella è che si è creato con lui un rapporto bellissimo, massima trasparenza. Per una gara come il Safari, fatta come si deve, una macchina come la Rally 3, che è una macchina fatta sicuramente a modo molto bene, ma anche fragile per certe componenti, richiedeva un rialzo intorno ai 35.000 euro. Di componenti e altro, quindi lui stesso con massima trasparenza ha detto è difficile scendere di molto sotto quelle cifre, perché comunque c'è un costo fisso di rialzo dopo la gara estremamente alto. Cioè devi rifare la macchina praticamente dopo. E aggiungici che per loro, diciamo che il network di ricambi e di contatti con l'Europa è molto rilento, quindi hanno fatica a recuperare i pezzi di ricambio, anche se da una macchina nuova comprata direttamente da M-Sport. Quindi ovviamente devi fattorizzare il fatto che una macchina utilizzata per un periodo, per una gara del genere, potrebbe poi non essere disponibile per diversi mesi. Mm-hmm. Eh no, chiaro, perché poi tra l'altro il trasporto in Kenya è una roba... Cioè, logistica, sì. L'anno scorso ci ricordiamo c'era un pilota italiano... che non mi ricordo come si chiama, ma so che doveva essere navigato da Fabrizio Pons, che hanno spedito più di un mese prima la macchina e poi non era arrivata neanche perché si era fermata. Può essere Giancarlo Davide, perché ha partecipato poi, però con una macchina trovata direttamente lì. Sì, può essere, sì. No, sicuramente la logistica gioca un fattore, perché spedire la macchina prima o hai una macchina di proprietà, oppure dovendola noleggiare con un team, devi pensare che la macchina dovrebbe star ferma un mese e mezzo prima di quando prima della gara e un mese e mezzo dopo per il rientro in Italia. Quindi per tanti team italiani è difficile tenere la macchina ferma per 3 mesi. Beh, chiaro. Come ci sei arrivato al team, scusa Damiano, come ci sei arrivato al team che vi ha noleggiato le Mizu? Cioè, nello specifico, come ti muovi per arrivare a dei team in Kenya? Allora, un racconto abbastanza divertente. Inizialmente, appunto, noi siamo passati da M-Sport perché l'idea iniziale era appunto quella di correre con le Rally 3, quindi abbiamo pensato andiamo direttamente da loro per chiedergli se, come fatto l'anno scorso, avrebbero portato giù macchine, perché ovviamente se avessero loro portato giù delle macchine direttamente, anche a livello di prezzi probabilmente si poteva scendere leggermente e soprattutto avevamo la garanzia di essere portati direttamente da M-Sport, presentati direttamente da M-Sport. A quel punto loro, dopo averci informato che si sarebbero concentrati sul Junior WRC, non avrebbero portato macchine, mi hanno informato che questa persona, da cui poi abbiamo noleggiato le macchine, aveva appena comprato una Rally 3 da loro, quindi letteralmente nuova, per cui lui non conosceva, diciamo, il loro modo di lavorare, però sapeva che la macchina che gli aveva appena inviato era nuova, letteralmente non aveva fatto neanche un chilometro di prova speciale, quindi quella era sinonimo di garanzia, lui poteva garantire la qualità della macchina in quanto appena prodotta e venduta direttamente da M-Sport. Allora mi ha dato il contatto di questa persona che, quando l'ho chiamato, stava facendo l'East African Safari. Lui stesso è un pilota con tantissime gare all'attivo, pilota keniota, stava facendo l'East African Safari, quindi per una serie di fattori a me è partita una telefonata, erano tipo le 11 di sera, lui mi richiama 2 minuti dopo in video, per errore anche lui, e era appena sceso dalla macchina dopo 1000 chilometri, qualcosa del genere, perché l'East African Safari ripercorre ancora i terreni dello storico safari e fanno prove speciali da 160 chilometri, una cosa senza senso. Quindi lui dopo 4 giorni di gara distrutto mi risponde alle 11 e rimaniamo un'ora al telefono a parlare di rally, di passioni, di cose. Lì ho capito che di fronte avevo appunto un appassionato competente che quindi si stava mettendo in gioco per potenzialmente darci le macchine e da lì appunto sono iniziati tutti i discorsi. Bene, Giacomo è già pronto, è lì. Sì, io ci sto già facendo un pensiero, però no, i budget secondo me sono comunque fuori scala. Però... non vediamo. Un po' alti, proprio fuori scala. Sì. Sai qual è la verità? La verità su questo è che spesso e volentieri per gare più grandi, poi ovviamente dipende sempre dai budget, da chi, con chi si interfaccia, certe gare tipo il Safari per assurdo è più facile trovare sponsor e trovare cifre più grandi per una gara come il Safari piuttosto che per una gara anche solo di campionato italiano,
perché se vai da uno sponsor più ritorno presenti... mediatico, sì, ha più ritorno di... mediatico, ma anche di fascino. Sì, insomma, il safari è il safari. Ma infatti, quando tu hai iniziato elencando un po' quella che è la tua, il tuo passato sportivo e quindi anche un po' la tua filosofia, no? Di pilota, cioè magari corro poco, però quello che faccio voglio che sia un'esperienza a 360 gradi, un'esperienza proprio di passione, no? Che è esattamente quello che noi andiamo cercando come Service Park, cioè persone che abbiano la voglia di fare delle esperienze un po' vecchio stile, mettiamola così, e che si portino a casa anche dei ricordi di vita, perché voglio dire, fare anche 10 gare di Coppa Italia probabilmente non ti portano a casa, non ti portano nel cuore dei vissuti, sì, come quelli di un safari, di una gara del mondiale affascinante come questa. Sono d'accordo. Scusa Francesco, cioè riportare il fatto, cioè di far emergere il fatto che nel rally c'è un aspetto avventuresco, appunto, di viaggio e tutto, che non viene più espresso, soprattutto nella narrazione poi nostra, soprattutto nazionale. Il VRC ci sta un po' lavorando, ma se nei rally riemergesse questa cosa, che oltre alla gara c'è un enorme mondo di viaggio, di esperienza, di bagaglio personale che si porta a casa grazie al rally, e solo attraverso i rally puoi fare quell'esperienza, è chiaro che sì, e tu Francesco ne sei l'esempio, perché comunque dal punto di vista comunicazionale sei uno di quelli più avanti in Italia, perché punti proprio su quello, e quindi fa bene, anche perché si può ridare una linfa a un giro di sponsor, a un'economia che si è un po' arenata negli ultimi anni, visto che si è un po' fermata la narrazione riguardo ai rally in generale come esperienza. È vero. Allora, intanto grazie mille per il complimento sull'essere avanti. Trovo che ci sono tanti piloti, tra cui amici di Service Park, tipo Alberto Battistolli, che stanno assolutamente puntando tanto sulla comunicazione, che è fondamentale. Cioè io sicuramente da gentleman driver, ma con ogni pilota in questo momento, quando si presenta davanti uno sponsor, offrire le fiancate della macchina non è più sufficiente, nel senso che lo era magari tanti anni fa, lo era ancora fino a qualche anno fa. Ad oggi uno sponsor, per decidere di investire del proprio budget, che in alternativa può andare in una pubblicità su una rivista nazionale o su altro, deve essere motivato, e in questo momento i social ci vengono un sacco in aiuto, perché mentre prima per raggiungere 100.000 persone c'era l'ultima pagina del Corriere, no, 100.000, un po' di più, per raggiungere 5 milioni di persone c'era l'ultima pagina del Corriere, adesso per assurdo con un reel che diventa virale puoi raggiungere lo stesso numero di persone. Quindi a parità di investimento ovviamente la creazione di tanti contenuti aiuta. Per tornare invece al discorso safari, avventura, è parte del rally, l'avventura è parte del rally, che sia andare nel rally del proprio paese o in un rally dall'altra parte del mondo, c'è un fattore di spostamento. Prima, se parliamo di motorsport in generale, ovviamente le gare in circuito ti portano a viaggiare verso un circuito, ma puoi essere statico. Il rally invece, Tiberio in questo ne è assolutamente testimone, ti porta oltre al viaggio in sé, che può essere nel paese vicino come dall'altra parte del mondo, ti porta anche a dover viaggiare all'interno dello stesso viaggio per vedere una prova speciale, per spostarti tra le prove, nell'assistenza. Ma è questo il bello del rally. E come dicevi tu prima, Francesco, comunque mi sono portato a casa anch'io il mal d'Africa, c'è cioè la nostalgia d'Africa. Ma infatti io volevo capire questo. Volevo capire da te, Tiberio. Allora, intanto, chi te l'ha fatto fare di prendere e andare fino al safari? Perché no, perché comunque è una di quelle gare che, cioè, hanno un fascino enorme, ma forse nell'elenco di quelle che uno sceglie di andare a vedere è un po' l'ultima, per quanto sia una delle l'ultima, più belle. Nella lista dei desideri era la prima. Ma come fattibilità, diciamo, come fattibilità della logistica del viaggio. E ancora dalle prime VHS, dai primi DVD che guardavo, che vedevo sto safari, cioè voglio andare a safari. E quando è che vado a sto safari? Tutto colpo, si sono inventati di reintrodurlo nel campionato, e ho preso questa decisione, io penso che tornerò l'anno prossimo. Adesso non so te, Francesco. Ah no, tu no, perché l'hai già detto prima che l'anno prossimo non puoi tornare per dei motivi
tuoi aziendali. No, ma non poi... diciamo niente, però magari dopo ci arriviamo. Vabbè, al massimo puoi venire a Safari stando a bordo strada insieme a me. E... parliamo di permessi speciali, no. Vediamo, però ne parliamo dopo. No, quello che voglio sapere è questo. Abbiamo capito più o meno quanto costa correre al Safari. Tu, indicativamente, a spanne, ci sai raccontare un attimo quanto costa andare a vedere una gara di questo tipo? Tantissimo, per assisterla. Comunque, vabbè, io andavo a lavorare, tra virgolette, per fare, cioè, fare dei video, stare dietro un po', fare dei contenuti, quello che faccio, correllissimo. No? Ok. Però a spanne, cioè, insomma, il biglietto aereo, se lo compri in anticipo, meno di 600-700 euro, insomma, Non ce la fai, ok. Non ce la fai. E una cosa che ho speso tanti soldi... 600-700 euro, scusami, andate e ritorno? Ok, ok. Sì. Ma come uscita il calendario del mondiale negli ultimi anni, fanno che invece di uscire tutto il calendario, intanto buttano fuori le date dei primi tre rally. Ok. E il terzo rally era Safari, quindi subito prenotarlo. E quindi ho speso anche relativamente poco. Però che mi è costato tanto è stato avere una persona del luogo che mi portasse in giro, che guidasse lei al posto mio. Ah, ok. Sì, perché vedere due europei, due bianchi, là che girano, ti ferma un militare, ti ferma... Io, a me l'hanno detto, però dopo ho visto anche, cioè, non sarebbe stato il massimo. Fra pagare questo qua e H24, perché alla fine alle 5 della mattina era davanti al mio albergo. Ok. Albergo, Strastamberga. E, quindi non, sì, cioè, non quelle cose, cioè, da... Non eravamo mai in due a dormire in camera, c'era sempre qualche bestia, insomma. Qualche però, bestia, sottolinea, sì, sì, perché eri accompagnato, che poi la gente pensa male. Sì, esatto. No, qualche bestia, no, beh, oltre a mia amorosa, cioè, no, nel senso... No, io mia amorosa, qualche bestia. E... questa è una citazione, sì, comunque. Sì. Ma... a spanne per la security, quindi era chauffeur, mi faceva chauffeur da security, da tutto, certo, e mi andava via circa, se posso, vabbè, 180 euro al giorno. Vabbè, ok, per 5 giorni, 5, caspita, per 5 giorni più il viaggio e più, sì, dopo la vita costa anche poco, perché vai a mangiarti il pesce fresco veramente poco, con 4 euro. Sì, quindi poi, diciamo, sì, compensi un po' su quello. Sì. Ecco, ma infatti io volevo capire questo. Il Safari di oggi è tutto all'interno di delle grandi riserve naturali. Sì. Ecco, a volte quindi un come si fa ad andare a vedere delle prove speciali lì? Cioè, come si segue la strada? Nel senso, non credo esistano strade... Esistono strade, è tutto recintato con dei cancelli che sono tassativamente chiusi. Ok. Dove non puoi... di certo inventarti di aprirli, perché una cosa, la prima cosa che ho notato al Safari Rally è che ai rally qua nostrani c'è sempre il problema che i commissari non riescono a far rispettare l'ordine pubblico, perché la gente si mette dove vuole e fischiano. Là i commissari al posto del fischietto hanno un mitragliatore israeliano e c'è un commissario ogni 5 metri. Ah, ok. Sono militari, non sono commissari. Ci sono anche i commissari veri e propri, ma saranno 20 per tutta prova, però ci sono 3.000 militari. Ok, quindi loro la risolvono così, sì, direttamente, ma con l'esercito. Da una parte è anche un bene, perché comunque, cioè, ti senti anche, sì, sicuro, insomma. Sicuro. No? Sì. Sì, quando riesci a comunicarci. Comunicare, sì, quello che hai, le tue intenzioni. Ho dei bei video fatti di nascosto a sti commissari. Sì, diciamo che la tua trasferta in Kenya può essere assimilabile quasi a un giornalismo di guerra, nel senso che hai bisogno di un insider che ti fa da guida e ti porta in giro. Devi, sì, comunque trattare i rapporti con i militari del posto, cioè è un'esperienza di giornalismo a 360 gradi che va anche al di là del realismo. Sì, devi avere, cioè, adesso io, da raccontarla, sembra che sia più difficile del previsto. Io ho voluto tutelarmi in questo sistema qua. L'anno prossimo, visto che ho intenzione di tornarci, avrò comunque, cercherò di avere comunque una rete di sicurezza, una persona
del luogo che mi stia un po' dietro, però sicuramente non andrò a sputtanarmi tutti questi soldi, perché... E beh, stavolta tiri sul prezzo, gli dici, oh, ragazzo, sì, l'anno scorso 180, sì, quest'anno 120. No, cioè, in certi oppure casi... Oppure tiri su 10 persone che vengono con te a questo punto, così riesci ad ammortizzare. Ma ti ho invitato prima, Francesco. Volentieri, giuro, spero di essere dall'altra parte di nuovo come quest'anno, ma se però non lo fossi, accetto volentieri. Comunque, sottolineo questa cosa di Tiberio, ha ragione, perché è un paese sicuramente molto accogliente, perché è basata della propria economia, la basa sul turismo, le persone sono le molto persone accoglienti e molto disponibili, non è mai una percezione di pericolo, ha ragione realmente. Però c'è una questione legata alla mobilità del posto, per cui Tiberio confermerà, l'autostrada è un cinema, nel senso che quella che loro definisco come autostrada è una strada a doppia corsia, dove noi in Italia ci lamentiamo ogni tanto del guidare in maniera pericolosa. Ecco, dopo una settimana in Kenya io capisco perché l'aspettativa di vita africana è molto bassa, capisco perché noi in realtà siamo una popolazione quasi cordiale e perfetta alla guida, però ammiro il fatto che loro, nonostante facciano delle manovre, ma non al limite di straccio patente, al limite della sopravvivenza, perché sono passi a sinistra sull'erba per sorpassare un camion che sta sorpassando un altro camion, sì, in una corsia unica, cose assurde, però non si insultano almeno. Noi facessimo una cosa del genere in Italia, partirebbero colpi di pistola, coltellate o altro. Loro invece si danno una clacsonata giusto per dire, oh amico, stai attento che è meglio non farlo. Si salutano, grazie, arrivederci. Ascolta Francesco, ma giù in Kenya guidavi tu la macchina? Cioè, nel senso, spostandoti. L'ho guidato sia nei trasferimenti che anche la macchina durante le ricognizioni. Dovrei aver accumulato qualcosa tipo... E quello è il fatto, tu avevi una persona del posto. Noi, a parte il fatto che avevo la fortuna di avere... la persona che ci ha presentato, che ci ha dato la macchina, che arrivati il primo giorno, dopo esserci venuto a prendere giusto all'aeroporto, ci ha dato una macchina in mano e ha detto, fate pratica, guidate, fate quello che volete. Un Land Cruiser gigante, tra l'altro mezzo blindato, perché loro lo utilizzano per lavoro, ha detto, fatene quello che volete, usatelo, fateci pratica. Senza contare la guida destra. Ma quello è niente, la guida destra è il meno... In verità è starci in mezzo al traffico, come dicevi tu, Francesco. Però sotto la guida destra ti aiuta perché riesci a vedere fuori dalla corsia. Il problema è che poi noi avevamo le macchine da gara che invece avevano la guida sinistra. Quindi potete immaginare le ricognizioni con la guida destra e poi la guida in macchina con la guida sinistra. Avevo il mio navigatore Daniele che ogni volta che eravamo in autostrada, in questa appunto autostrada, ero tipo Dani libera e lui mi doveva far da vedetta, lui doveva guardare e dire sì, ok, puoi andare. E quindi dei peli molto divertenti. Prima di proseguire in questi racconti, io vorrei fare entrare un secondo Air Director. Che passa a trovarci un attimo. Buonasera Alex. Buonasera a tutti. Ciao Alex. Sono all'ultimo secondo tra un addormentamento di una figlia e l'altra, ma non potevo esimermi. No, tu mi accennavi, Alex, che anche dall'Italia questo safari vi ha coinvolto particolarmente, perché il coordinamento di lui in Africa e voi in Italia è stato comunque interessante. Allora, guarda, infatti mi piaceva partecipare proprio per questo motivo qua, per una cosa in realtà stranissima, nel senso, allora, parentesi importantissima, io devo ringraziare tantissimo Marco Cardinali, che è il ragazzo che mi sta dando una grandissima mano nel portare avanti Rendissimo, e che si è occupato insieme a Francesco di tutto questo, e mi piaceva intervenire proprio per questa roba qua, cioè siamo probabilmente riusciti, sempre grazie al mio ormai braccio destro e fido uomo della battaglia Tiberio, che ormai è andato veramente in ogni dove e in ogni modo, siamo riusciti a fare una cosa che ci sarebbe piaciuta fare un sacco di volte, e l'abbiamo fatta probabilmente nella gara più scomoda che esisteva nel mondo, ok? Perché sicuramente la più affascinante, però
quello che mi piaceva proprio era partecipare per ringraziare queste tre persone qua, che sono appunto Francesco, Tiberio e Marco, che hanno, secondo me, reso molto semplice una cosa che semplice non era per niente e che ci hanno dato la possibilità di fare una cosa che invece ci piacerebbe fare sempre, ovvero quello di portare veramente alle gare, con un occhio molto più vicino alla gara, le persone fondamentalmente. E questa roba qua mi ha strabiliato, cioè di dire, stiamo facendo questa roba in Africa e forse al ciocco, di una gara qualsiasi, non avremmo trovato disponibilità. E questa roba mi è parsa da un lato incredibile, in senso positivo, nel senso che comunque è stata una cosa veramente molto molto bella, dall'altro lato lascia un po' capire che non è poi così impossibile, perché la posso raccontare molto tranquillamente, cioè tutto nasce da uno scambio di messaggi su Instagram con Francesco, con Tiberio, che mi chiama e mi dice: io ho una voglia fottuta di andare in Kenya, capiamo come andare in Kenya, dammi modo di andare in Kenya, va bene, andiamo, capiamo come andare in Kenya. E Marco, che si mette a disposizione con entrambi, fa ponte e basta. Il resto è stato tutto il divertitevi e fondamentalmente non abbiamo avuto neanche bisogno di prepararla alla grandissima sta cosa. Pensiamo di aver fatto una cosa carina, nel senso che comunque abbiamo fatto vedere tanta tanta roba. Io ho goduto come una bestia nel vedere un adesivo di Rallissimo al Kenya, ma questo è un feticcio. Ringrazio Francesco e Riccardo per avermelo, infatti sono andato lì e volevo attaccarglielo lì alla traditora, però gli ho detto: ma dai, gli chiedo. No, io in questo, Alex, faccio eco le tue parole, perché effettivamente è nata con Marco così. E volevo ringraziarvi io dall'altra parte, perché grazie a voi, grazie come Service Park, che vi fate portavoce di queste storie, di queste gare affascinanti, che sfortunatamente, come diceva anche prima Giacomo, si rischiano di perdersi se non ci sono gli attori protagonisti e non ci sono chi lo comunica. E quindi assolutamente io l'entusiasmo che ho percepito in Marco quando glielo raccontavo, e ne abbiamo riparlato non più tardi di qualche ora fa, perché ci siamo riusciti. Me l'ha detto infatti. È veramente, per me è stato veramente un bellissimo gesto che ho apprezzato io, ho apprezzato mio papà Riccardo, e abbiamo assolutamente ben visto. Infatti l'adesivo era il minimo per quello. Quando abbiamo visto anche Tiberio presente, abbiamo detto: è il compimento di un piccolo progetto che in realtà diventa molto più grande una volta che raggiunge le persone. Beh, sai, anche perché fondamentalmente il ragionamento che poi è venuto fuori anche con in questi giorni parlandone era proprio il fatto che alla fine devi solamente, io parlo lato nostro chiaramente, di trovare disponibilità. Nel senso che io altre volte ne ho parlato quando sono intervenuto, mi faccio sempre molta fatica nella questione rally per l'ambiente un po' ermetico, no, che abbiamo, nel senso non ti devo far capire, non ti devo far vedere, è un po' roba mia. E poi magari parliamo del, non so, riportiamo le assistenze lungo la strada perché vogliamo la gente vicina. Secondo me le opportunità per avvicinarsi e far avvicinare le persone alle gare ci sono anche adesso, e poi bisogna avere anche un po' di faccia tosta, non a caso in giro ci va Tiberio, non ci vado io, ok? Nel senso che lui comunque, sai, è una persona molto, non ha particolari problemi, esprime tutta la sua passione, la butta lì. È chiaro che se poi trovi benzina e trovi chi è che ti lascia fare queste cose qua, allora secondo me viene fuori un qualcosa di molto molto interessante, anche nelle cose magari più piccole, più particolari, che però alla fine sono quelle che a gente piacciono, no? Cioè, ci entusiasmiamo di brutto se ci aprono lo sportello, ci fanno mettere una testa dentro, capisci? Quindi figurati se qualcuno si mette a spiegarci o farci vedere bene come funziona andare a safari. Voilà, apro una piccola parentesi su quello che hai detto, che non voglio assolutamente essere polemico, però è la realtà fattuale delle cose. Cioè, molto spesso da questo punto di vista è più facile fare queste cose che sono magari nuove, frutto di un'intuizione, anche delle cose un po' estemporanee, tra virgolette, però che sono belle, che hanno carattere, fuori dall'Italia che in Italia. Perché vai, limpido. È vero. Siamo un po' chiusi a livello di tutto,
e abbiamo paura che qualcuno ci rubi visibilità. Ah, guarda, guarda, io te la dico molto più semplice per quello che è una cosa che viene dalla storia di Rellissimo. Noi quando siamo nati avevamo il problema, c'è il problema. Siamo nati come blog perché appunto, bene o male, io lo faccio per lavoro e abbiamo ottenuto prima la possibilità di richiedere pass per le gare nel Mondiale Rally perché avevamo i numeri semplicemente, cioè abbiamo presentato il numero di visite che noi facciamo in un mese e ci hanno dato la possibilità di andare a vedere le gare in prima linea del Mondiale piuttosto che essere accreditati in Italia perché non avevamo una testata accreditata con il deposito di tutte le responsabilità in tribunale che io ancora ho fondamentalmente, capisci? Quindi capisci che già da lì si crea un po', no? Al di là di quello che è proprio l'attitudine vera e propria, nel senso che poi c'è il pilota che non ha piacere, il team che non ti vuol far vedere, eccetera, c'è proprio anche una questione di farraginoso, cioè Tiberio lo può dire, quanto ci mettiamo a decidere di andare a una gara, cioè Tiberio si alza una mattina, sta lavorando, gli viene in mente, vede un volo, mi manda un messaggio e dopo due settimane Tiberio è dov'è? Lo sogna la notte, dice no, stanotte ho sognato che andavo in Africa, basta. Beh, orari sempre molto importanti. E dopo la parentesi è che faccio 3-4 giorni che Tartasso Alessandrini continui, no Alex, allora hai fatto lì, hai fatto là, perché anche lui, oberato da mille impegni, la testa che anche lui, insomma, comincia a avere in età come... E molto allora, bene. Alex, mai fatto, ma... alle 6 della mattina, alle 11 della sera, alle 3 di notte, quando sono avevo bevuto un bicchiere, allora... Beh, ma anche perché ricordiamo che lui, questo figuro qua, si accompagna con Elia Camponogara, che... Ah, sì. Che salutiamo, cioè, e che... Salutiamo, non finirò mai di ringraziare per lo sponsor. E che si potrebbe fare una live solo con lui e con le sue storie, ma sì, esatto, ma questo lo faremo. No, no, comunque è bello vedere che... delle intuizioni possono ancora dare dei risultati interessanti, carini, sì. Quindi questo è importante. Prendo un minuto solo per ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo, qua faccio, devo fare io un po' di marchetta, caro Alex, permettimelo perché è ci mancherebbe. Concessa. A futura memoria di chi ascolterà questa puntata, vi ricordo che se siete capitati qui per puro caso, perché YouTube vi ha consigliato questo video, vi invito a iscrivervi al canale se vi piacciono questi argomenti, se vi piacciono i rally, se vi piacciono le auto che si sporcano, siete nel canale giusto, quindi iscrivetevi qua sotto, c'è il tastino, iscriviti, la campanella, così vi arrivano anche le notifiche quando facciamo le live settimanali o quando esce un video nuovo. Tra l'altro uscirà il video del ciocco, adesso stiamo definendo gli ultimi dettagli, ma uscirà anche il video del ciocco, ci sarà un video di Alba, sono abbastanza carico rispetto ad Alba, perché come diceva Alex, qualche volta anche in Italia trovi delle persone con cui interfacciarti in maniera molto positiva e quindi avere della collaborazione, devo dire che ad Alba è costruttiva, esatto, devo dire che ad Alba è un buon punto di partenza per costruire delle cose interessanti e carine, quindi iscrivetevi al canale perché insomma potrebbe essere interessante. Se siete già iscritti al canale potete anche iscrivervi al canale Telegram, che è un bel gruppone di quasi 600 persone che scrivono di rally, dove trovate anche gli articoli di Rellissimo ogni tanto, quindi potete... Oltre a me che scrivo un po' di cagate ogni tanto. Sì, vabbè, ti hanno un po' preso per il culo per la... Dai, è vero, questa... Beh, me la sono persa questa. Questa anch'io me la sono persa. Il gruppo Telegram. Ah, vabbè. Perché sul gruppo Telegram hanno... L'abboccamento è stato meraviglioso. Ale! Vabbè, quello... Sì, esatto, sì. Quello sai. Quello, dico la verità... Facciamo una parentesi per chi non sa la storia. Esatto. Ad un certo punto sul gruppo Telegram è comparso un vostro articolo dove si diceva che dal prossimo anno, nelle gare dell'Europeo, se non ricordo male,
La sì. qualifying l'avrebbero fatta i navigatori delle degli equipaggi. Il problema esatto. è che quella era una notizia del pesce d'aprile che esatto. Bravissimo ha ripubblicato tre giorni dopo e Rellissimo ci è andata dietro alla grande ed è poi comparsa sul gruppo Telegram e tutti sono rimasti e hanno detto ma è un granchio, ma no, l'ha pubblicata Rellissimo, ma sarà vera, no, ma guarda che era una cazzata. Infatti questo è un grande attestato di credibilità del sito comunque. Verissimo. Hanno detto, visto che l'ha pubblicato Rellissimo, cazzo è una notizia. È una fonte. Esatto. Invece vi posso tranquillamente spiegare che la questione è molto semplice, noi abbiamo una serie di fonti salvate e solo che chiaramente è una cosa che noi facciamo a tempo perso, ognuno di noi fondamentalmente, quindi gli articoli sono lì, vengono più o meno buttati e ci sembrava una roba carina e non abbiamo guardato che era il 1° aprile e quindi siamo andati dritti come i proiettili guardando i tempi che corrono comunque ci si poteva anche credere che avessero fatto una regola. Beh, cioè, guarda, benissimo. Ormai cioè, possiamo vedere qualsiasi possiamo vedere partite. Qualsiasi cosa ormai, Guarda, io ve lo posso dire molto tranquillamente che quando ne abbiamo parlato io tranquillamente ho visto la cosa e faccio oh sì, bomba, vai pubblica. Ammetto proprio senza problemi del dire sì, va che bomba, diamo. Beh, no, perché in tempi di dare nuovi spunti, no? Anche in tempi di sondaggi fatti dalla FIA, eccetera, poteva, cioè, non era una cosa così assurda e potrebbe essere anche una cosa che mi viene da dire che sarebbe una cosa da Liberty Media, non so come dire, cioè sarebbe una cosa sì, bravo. Che comprasse il VRC, come ha comprato la MotoGP. Francesco che sospira perché lui con no, ma infatti io ho visto che... Io sono coinvolto anche emotivamente dall'altra parte. Cosa? Emotivamente? No, da scelte del genere, ovviamente professionalmente e emotivamente sono toccato dalla cosa. No, infatti quello. A parte che ti lascio continuare appunto, visto che frequenti la Formula 1 anche su un tema del genere. Però appunto in tempi di Liberty Media che compra e che fa rivoluzioni in Formula 1 e vediamo... Mi spiace Giacomo, in questo podcast gli sport minori non li consideriamo. Mi spiace. Il motorismo, l'automobilismo minore, cito esatto. di Nando Fadalba, tra l'altro. Esatto. No, allora... Comunque a parte tutto, e poi vi lascio tranquillamente continuare. Il senso di questa roba è che, e ne abbiamo parlato anche con Giacomo qualche giorno fa, e il senso è che si può fare fondamentalmente, no? È chiaro che io dico la verità, ci deve essere anche una gran fortuna e ci deve essere le persone che hanno voglia di fare quello che fa Tiberio, che ha fatto Marco, la possibilità che si è dato Francesco e ci deve essere anche un po' di voglia fondamentalmente di uscire un po' dalla dinamica comunicativa molto piatta del vado, mando un comunicato, faccio la gara, rimando il comunicato con preghiera di pubblicazione, che era quello che poteva fare Francesco, no? Invece di aprirci la macchina, di darci la possibilità, e noi l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo chiesto tante volte, dicendo appunto dateci modo di stare più vicini fondamentalmente. Poi magari Tiberio vi racconterà come è stato più vicino in Kenya, se non l'ha già fatto, perché magari me lo sono perso. Vai, Tibe, dopo diglielo. la questione è proprio questa. Cioè, secondo me sarebbe un po' responsabilità anche nostra, dei media, di stare un po' meno seduti a quello che ti viene dato. Perché io ho una critica che accolgo sempre volentieri, che leggo sempre volentieri, è che fondamentalmente in lingua italiana non sono tanti progetti che fanno vedere le cose, pubblicano tutti la stessa cosa, da un lato perché è più comodo, diciamoci la verità, non abbiamo tanto tempo e non siamo professionisti la maggior parte, quindi il comunicato è chiaramente chi salva la vita, e dall'altro lato troviamo poca disponibilità in questo senso. Cioè non basta l'1 o 2 volte all'anno il team che ti fa salire in macchina, ok, figo, bello, buonanotte.
cioè questa roba bisogna cercare di menar dentro tanto di continuo, allora qualcosa può uscire fuori. Oggi è uscito un video di Battistoli che secondo me è una figata pazzesca, cioè quella roba lì è uno spot per i rally devastante, però vuol dire che hai dato disponibilità a qualcuno di far fare un viaggio a un drone per 200 metri e allora tiri fuori il contenuto, che quello sono convinto che gli fai fare un giro anche extra appassionati di rally. Però se tu non hai questo tipo di possibilità, se non hai quello che ti apre la macchina, se non hai quello che ti fa entusiasmare perché ti fa mettere l'adesivo, però questa roba ce la devi avere. Non dovresti averne uno al Kenya perché è straordinario, dovresti averne 10 in tutte le gare e non sapere da chi andare prima. E allora a quel punto, allora sai, di roba ne esce fuori, perché cioè, noi facciamo le cose quasi artigianalmente, no? Io e Tiberio sbagliamo i loghi, io ne metto uno, lui ne mette un altro e via. però fondamentalmente siamo lì, facciamo delle cose. Vabbè, e i numeri... Dalla fretta, da... Certo, chiaro. Caro Giacomo, io... intravedo in rellissimo dimmelo tu perché io lo so. Dicelo che tanto tu. È così, cioè secondo me rellissimo buonanotte rellissimo, sì, aspetta che ma perché hai già fatto la crasi rellissimo testata tettista, secondo me io vorrei dire ci vedo del tettismo comunque. Perché questo modo, ecco, anche questo modo di operare molto, sì, molto veloce. Uno esatto. Diverso dall'altro. Esatto. Molto tettista. Sì. Va bene. Poi allora, domattina... questa live, da questi messaggi, tiriamoci fuori un messaggio, quindi per tutti quelli da una parte, mandate quel messaggio a quelle testate che potrebbero voler raccontare la storia, messaggio ai giovani giornalisti, giovani aspiranti giornalisti o inviati, chiedete perché in questo momento bravissimo. Tutti cercano proattività e cercano ambizione, quindi se mettete in gioco, tantissime volte a me viene fatta la domanda, ma sono convinto che ognuno di voi parlando di rally viene fatta questa domanda, è cosa fare per entrare nel mondo dei rally. A me viene fatto per correre, per lavorare nel mondo del motorsport, cosa devo fare? Il mio primo consiglio è siate appassionati e proponetevi. Noi abbiamo avuto la fortuna che tutti i contenuti che abbiamo creato nel Kenya sono stati girati da Leonardo Cavalieri, che ringrazio tantissimo, perché come Tiberio anche lui ha accettato questa sfida, perché l'ho chiamato un mese prima della gara, gli ho detto: Leo, ho bisogno di questa cosa, ho bisogno di fare contenuti, so la qualità dei contenuti che tu crei, ti va di fare... Allora, il primo messaggio è stato: ti devo chiedere una pazzia, sei libero di mandarmi a quel paese. Gliel'ho scritto, lui ancora prima che mi ha detto, prima ancora che gli dicessi che ne fa, ci sto. E quando abbiamo parlato al telefono mi ha detto esattamente quello che cercavo, un progetto del genere. Quindi, ripeto, tiriamoci fuori il messaggio del non abbiate paura, peggiore dei casi riceverete un no, qualunque cosa sia, però nel migliore dei casi ci tirerete fuori una storia che racconterete ai figli, ai nipoti e agli amici per tutta la vita. È vero. Bene. Benissimo. Io tornerei a bomba. Io vi saluto. Grazie mille. Già te ne vai, diretto. Ciao Alex, sì, grazie mille. Lo sai che io poi... Hai la seconda. Adesso... Bravo, e poi forse... E poi forse il PC e ti accompagno finché non torni a letto a casa. Allora farai le ore piccole. Poco male, molte più, volte meno. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao Alex. Stavo giusto pensando una cosa. Dimmi. Ma tu questa sera avrai bisogno di una gomma? Sì. Abbiamo qua... Abbiamo qua Francesco. Sì, ma volevo... Tu sei andato troppo dritto per dritto, io volevo un attimino... No, vabbè. Mi serve una gomma, Francesco. Allora, cacchio, non ne ho cambiata una durante tutto, né io né papà ne abbiamo cambiata neanche una durante tutto il safari, dobbiamo venire a cambiarla per te. Questo è già un risultato, non avere neanche mai una foratura in un safari è un risultato. Ah, questo va un plauso appunto all'azienda, sì, per cui lavoro, ma l'azienda che è appunto ad oggi ancora fornitore ufficiale del VRC,
che secondo me, al di là di tutto quello che si può dire in tantissime, che possono aver detto altri piloti, secondo me ha creato un prodotto fantastico, perché oggettivamente è una capacità di guida rinforzata, a noi non ha dato alcun tipo di problema. È ovvio che lo stress che gli pone una Rally 1 è diverso da quello che possiamo porre noi alle nostre velocità, sicuramente, però c'è anche da dire che in un terreno come quello del Safari, che Tiberio confermerà, il primo passaggio aveva le rocce superficiali, che sono rocce diverse dalle rocce che possiamo trovare in un... Prendo San Marino perché secondo me è forse la gara più ostica dal punto di vista sulla terra, dal punto di vista delle forature. Le rocce in Kenya sono completamente diverse, sono laviche, quindi sono estremamente taglienti, e anche un passaggio a bassissima velocità porta a squarciare definitivamente, a squarciare letteralmente la gomma, e queste sono quelle in superficie. Dopo un passaggio, dopo due passaggi dell'Rally 1, ci sono non solo quelle di superficie ma anche quelle sotto, che mentre quelle di superficie puoi segnare nelle note le zone molto a rischio, le zone con tante rocce, con rocce appuntite, quelle sotto non le puoi segnare perché magari si trovano in una zona di fesh fesh, e quindi dopo che passano 60 macchine, diciamo due giri, due loop da 30 macchine, vengono fuori delle pietre che non potevi segnarti, che letteralmente squarciano le pietre, squarciano le gomme, scusate. Quindi sicuramente non è un lavoro facile, delle pietre essere le gomme pazzesche al Safari. Ho spostato tante pietre dalla strada, sì. Passaggio. Sì, perché passa una Rally 1, cioè, allora io comunque cercavo di spostarle almeno, io lo faccio sempre, quelle più grosse. Certo, infatti per io volevo chiedere... i passaggi più veloci. Ma a me non piace vedere la gente che spacca, cioè, perché ci va addosso una pietra non segnata su... No, chiaro. Ma infatti volevo chiederti, come hai trovato le strade del Safari? Perché... Tutti noi che non siamo mai stati in Africa abbiamo, come dire, il mito, no, delle strade del Safari, che ce le immaginiamo come le abbiamo viste nelle VHS. Tu quando sei stato là, perché abbiamo visto anche delle storie, dei video dove tu camminavi un po' per la prova. Sì, e che dopo, cioè, ero anche a Kedong, il primo video che ho fatto, alla fine quel pezzo di strada lì non era diverso da certi pezzi di strada di un rally San Marino, magari proprio quel pezzo di strada lì, ma solo il fatto di essere sulla prova speciale Kedong, certo, cioè, mi pareva di essere sì, voi in un altro mondo. Comunque dopo ho visto un passaggio, abbiamo guidato su sta strada, cioè c'erano dei passaggi, la mia ragazza che si sta facendo una piccola cultura di rally, volente o dolente, e mi fa, ma passano da qua? Cioè, perché come fanno a passare da qua? Cioè, veramente c'era roccia, andavano... Cioè, c'erano dei pezzi, era un disastro. Cioè, lei, un po' fuori dal mondo, mi fa, ma passano da qua? Fa, sì. Fa, ma non passano da qua? E invece passano. Poi vedi passare l'Rally 1 a 150 all'ora, dicevo. L'Rally 1 in certi passaggi che magari... Cioè, le altre macchine vanno su... Cioè, l'Rally 1 li fanno dritti probabilmente. Con anche un aneddoto che posso aggiungere, perché nel nostro team correva anche Carl Tundo, che è stato più volte campione africano, ha vinto anche più volte il Safari, e sono quattro volte l'anno scorso, due anni fa ha fatto podio anche del WRC2, che è stato chiamato nel 2020 da Michel Mouton per chiedere consigli sulle strade prima del reinserimento del Safari nel WRC, per cui nel sopralluogo fatto dagli organizzatori, quindi dal WRC, Carl aveva presentato alcune strade bellissime, dove tra l'altro noi abbiamo testato due giorni prima della gara, la domenica prima della gara, strade bellissime, ce ne sono veramente tantissime come potete immaginare, e di tante mostrate la stessa Michel Mouton le aveva definite troppo semplici per il Safari, aveva chiesto strade più difficili, più rocciose, più... impervie, appunto per rimanere all'altezza di quello che è la reputazione del Safari, quindi the toughest rally in the world, quindi assolutamente la gara più difficile del mondo. Quindi c'è anche un interesse da parte dell'organizzazione di tenerla difficile. Io posso dire, confermo quello che diceva Tiberio, lo confermo dall'interno della macchina, che alcune prove già dalle ricognizioni, onestamente il nostro pensiero è questa è una prova da trial, non è una prova da rally.
c'era sulla, adesso scusate, faccio confusione con i nomi delle prove, però c'era una prova che letteralmente per 3 chilometri erano semplicemente rocce ovunque, e non solo rocce di superficie, anche passavamo sopra roccioni conditi da un pochino di sabbia intorno, quindi delle cose che onestamente faceva male alla macchina solo pensare, faceva male a noi pensare alla macchina che passasse sopra questi sopra questi terreni. Non posso immaginare la macchina, però certi tra l'altro sono macchine solide. Tra l'altro, Francesco, io volevo approfondire un attimo con te il discorso del cioè tu e tuo papà dovevate partecipare assieme al VRC, poi dalle storie su Instagram si è capito che la tua macchina non, in un qualche modo non era conforme ai regolamenti del VRC, però per la gara nazionale sì, presumo che sia un qualcosa di molto burocratico e molto poco tecnico. Allora, tasto molto molto dolente, lo ammetto ancora. Scusa? Intanto no, ci mancherebbe, però immaginavo, infatti io non sono stato troppo a raccontarlo nel dettaglio sui social, perché il dettaglio, allora, la macchina con cui ho corso io, con cui appunto avrei dovuto partecipare al VRC, io ha partecipato alle ultime 3 edizioni del Safari VRC, quindi in classifica VRC, e quindi aveva passato le ultime 3 verifiche. Questo ci ha portato appunto a non dubitarne, per questo per la mia macchina, anche quella di papà, a non dubitare della sua, come si dice, della possibilità che potesse correre nel VRC, dalla bontà del progetto della macchina. Poi una cosa che aggiungo a questo è che la persona che mi ha noleggiato la macchina ha comprato la macchina una settimana prima, quella macchina lì, dal team che aveva vinto con quella macchina il campionato africano, quindi l'African Rally Championship. L'aveva fatto apposta nell'ottica di dare una macchina performante, una macchina vincente. Questa macchina, tra l'altro, una ex Rally Art Italia, perché appunto aveva una placchetta sotto la portiera di Rally Art Italia, aveva nel tubolare del rollbar posteriore una modifica, ovvero due, chiamiamole, in inglese venivano definite pipes, non so bene come definire in italiano, comunque un'aggiunta di due tubicini, che erano una modifica al rollbar originale. Non si sa queste quando siano stati fatti, però sono sempre stati presenti negli ultimi 3 anni, la macchina che era stata verificata per correre. Quest'anno si sono messi di mezzo, sarà che sicuramente per un fattore di sicurezza i regolamenti del VRC sono in continuo aggiornamento, quindi ciò che andava bene l'anno scorso poteva non andare bene quest'anno. E sfortunatamente però, allora dico sfortunatamente da un punto di vista, fortunatamente dall'altro, perché si tratta sempre della sicurezza dei piloti, di noi piloti, non è stata accettata. Per questo, attraverso il team che conosceva l'organizzazione del rally locale, siamo riusciti a girare in parte questa cosa, ma è sbagliato dire a girare, perché io ho partecipato alla fine all'interno della gara National, che ricordo essere identica, sono le stesse identiche prove della gara del VRC, solo che invece che fare 2 loop per ogni prova veniva fatto solo un giro per ogni prova. Esisteva la categoria. Il pomeridiano, tra l'altro, quindi il secondo il peggiore, grazie per aver detto di questa cosa. Il vero Safari, il più scavato, il più brutto, il più rischiato anche al buio, perché abbia rischiato su 2 prove di farla. Alla Sleeping Warrior sei passato che eri lì con... Era lì col tramonto, molto affascinante. No, alla Sleeping mi sa che non sei passato, scusa. No, eri fermo. Era Kedong. Sì. Beh, scusate, Safari al tramonto, cioè, no, quanta poesia, sicuramente, quanta poesia in questa cosa, ero poetico, romantico, con le zebre nel un film, le zebre un film, che corrono nel bello, la mia Africa, esatto. E no, appunto, per questo motivo, quindi nel National esiste la categoria S. Che è quella che esisteva già nei Rally Ride, può essere, avete sentito nei Rally Ride, che TH, ovvero sono macchine da rally con un'omologazione scaduta. Nel loro caso, in questo caso, noi abbiamo fatto rientrare il rollbar con questa problematica all'interno dell'omologazione scaduta, e quindi sono riuscito a correre comunque in parte, quindi magra consolazione. Poi ammetto dall'altra parte di aver ricevuto indietro il fatto che prima si parlava di costi. In realtà la persona che mi ha noleggiato la macchina
questo per testimoniare quanto in realtà lui fosse in buona fede, in massima buona fede, mi ha rimborsato tutti i soldi della mia gara. Cioè, papà ha pagato la sua gara, io sono stato rimborsato al 100% di quello che era il prezzo che avrei pagato per il WRC. Quindi in questo è stato, come si può dire, testimoniato il fatto che non ci fosse dolo da parte sua, che anzi lui stesso ci ha rimesso tanti soldi da questa cosa, ma per la figura e per la reputazione, che lui ha l'ottima reputazione, non voleva farsi condizionare. Quindi pro e contro, sicuramente un tasto dolente, perché essere entrambi in classifica WRC era l'obiettivo mio di papà, però dall'altra ci dà la possibilità, chi lo sa, magari entro fine anno, di regalare un'altra piccola avventura. Questo però ti dava la possibilità o di dormire di più al mattino o di andare a vedere almeno una prova al mattino del WRC, vedere i primi. Lo sai che tu, mentre lo dici, che non avevo mai potuto dire assolutamente no a correre anche solo 2 chilometri in mezzo alla savana. No, avrei accettato anche di farlo di corsa, probabilmente. Ma Francesco, parlando di tuo papà, che ho conosciuto papà Riccardo e ho visto veramente, a circa coetaneo di mio papà, ho visto veramente, aveva un sorriso da era tornato giovane prima della partenza, che l'ho visto dopo e poi non l'ho più visto. Puoi dirci quanto era contento tuo papà? A me ha fatto un piacere vedere. Aveva una gioia, l'entusiasmo di fare. Anche Francesco, alla fine, sì, mi dicevi che eri contento per tuo papà Riccardo. È stata un'esperienza fantastica, penso. E sì, che non è nuovo a esperienze, perché ha fatto la Dakar, cioè, però il safari ha un significato. E arrivare in fondo anche, soprattutto, cioè, arrivare al traguardo. Ha un significato importante. Al safari, per i non ufficiali, arrivare al traguardo è la vittoria. So che è una frase che lascia il tempo che trova, però... Infatti, scusami Francesco, io volevo farti questa domanda. Cioè, dal di fuori c'è questa, che può sembrare retorica, narrazione del fatto che è molto duro e la sopravvivenza, anche quando lo dicevano i team di IP1, delle Rally 1, dicevano la sopravvivenza sarà da gestire il passo, perché comunque arrivare in fondo alle prove sarà difficile. Però un po' visto da fuori sembra più narrazione, quasi comunicazione, rispetto alla realtà, perché poi delle prove purtroppo da casa si vede pochissimo. È vera questa cosa, o cioè la vera difficoltà è proprio la durezza delle prove, o 50-50? Un po' la leggenda. No, allora ti confermo al 100% che è la durezza delle prove, perché anch'io stesso, prima di partire, guardavo gli onboard, ho cercato di analizzare un po' gli onboard, quello che potevo, vedere le prove. Ovviamente vedi un certo fattore di difficoltà legato dal, comunque possono essere le rocce in mezzo, può essere la parte di fesh o la parte di aquaplaning in caso di pozzanghere. Una volta in macchina ti rendi conto, attraverso semplicemente un senso, ovvero l'udito, le botte che si prendono sotto la macchina, ma si sentono di quelle cose che io non sto scherzando. C'erano delle pietre che lì, una cosa divertente che mi ha raccontato dei local è l'esistenza di due traiettorie, ovvero la traiettoria di gara e la traiettoria africana. Ovvero la traiettoria di gara è la traiettoria perfetta che tu dovresti prendere in una curva, il che vuol dire stare all'interno dei binari o prenderla da una parte o dall'altra. E poi c'è la traiettoria africana. La traiettoria africana, in funzione di dove ti trovi e come ti trovi, tu devi trovare l'unico modo che hai di sopravvivere. Ovvero nella parte di terra tu devi trovare l'unico ciuffo di erba che ti permette, nella parte di fango, l'unico ciuffo d'erba che ti permette di avere trazione per uscirne a modo. Nella parte di fesh devi letteralmente navigare dentro e fuori questi canali, prendendo delle botte clamorose, continuando a spanciare dal mattino alla sera per non riuscire a non piantarti. Eppure ci sono delle rocce che non potrai evitare, perché ci sono dei passaggi, ti vedo, questo mi confermi perché ho visto anch'io dei video in cui eri, ci sono dei tratti all'interno di tratti obbligatori all'interno di piccole foreste in cui tu non hai alternative, perché hai letteralmente
10 centimetri a destra, 10 centimetri a sinistra, da alberi di qualunque tipo. Quindi ci sono rocce che tu devi prendere per forza. E lì è fondamentale conoscere la macchina per capire dove prendere le botte. Per esempio, faccio un esempio, l'Evo 10 ha la tannica dell'olio dei freni sull'anteriore destra. Quindi il primo consiglio che ci han detto è se devi prendere rocce, prendi o in centro oppure sotto il tuo stomaco, letteralmente. E voi non avete idea della quantità di volte che io mi sono sentito tipo il navigatore di Gronholm, quella volta in cui gli è partita la molla all'Acropolis, per cui sentivo delle botte paurose in mezzo, e col navigatore, visto che aveva raccontato questa cosa con Daniele, il mio navigatore, ogni tanto lui scherzava e faceva il verso tipo lascia stare, perché effettivamente passavano delle rocce sotto che davano delle botte fortissime. Quindi, per tornare al tuo discorso, effettivamente c'è la sopravvivenza, perché anche facendo tutto tranquillamente ci sono delle incognite che non puoi minimamente calcolare. Questo è anche il bello dei rally, ovviamente, però al safari ancora di più, per cui se tu metti la roccia e metti la gomma in un punto leggermente sbagliato, apri la ruota e c'è poco da fare lì. Quindi loro dicono sopravvivenza, ovviamente, perché loro prendono le curve a 140 all'ora, 150 all'ora, quelle che noi prendiamo a 80, 90 o anche meno, dipende. Dipende dallo spirito di sopravvivenza. Però certo, ci sono dei tratti dove devi farle piano, dove le rally 1 vanno a 30 all'ora, come noi andiamo a 20 all'ora. Anzi, per assurdo, un Evo per certi versi è più trattore, quindi va anche meglio su certi tratti, e altri invece come il Fash Fash, dove non so se avete visto Diego Dominguez, ragazzo con la C3, ragazzo paraguayano con la C3, ha avuto un problema con lo snorkel, perché tanti hanno installato lo snorkel. È stato anche un tema tra l'altro trattato sul perché e per come dell'utilizzo dello snorkel, perché ci si aspettava tantissima acqua, tanto da avere tanti attraversamenti dei guadi, cosa che in realtà posso confermare non c'è stato. C'era tanto fango, ma non tanti guadi, quindi l'utilizzo dello snorkel alla fine è stato principalmente per il Fash Fash, che però ha causato dei problemi, perché comunque lo snorkel, per il funzionamento che ha, tende comunque a chiudere la parte motore, a chiudere il motore, quindi il rischio è stato che con il Fash Fash si sono tappati un sacco di filtri dell'aria che hanno bloccato i motori. Quindi è alla sopravvivenza, la velocità conta relativamente. Nonostante, ecco, questo tuo discorso mi fa dire, nonostante un safari che non è più il safari di una volta in termini di lunghezza, però è una gara che comunque conserva questa sua particolarità, questa sua durezza, quindi è ancora una gara che ha un senso avere nel mondiale, nonostante sia molto più breve. Sicuramente. Completamente. No, è una gara che, per il fascino che ha, per la tipologia delle strade, per l'ambiente, credo che nel complesso tutto il safari racchiude l'essenza dei rally, quindi l'avventura, lo spirito di avventura, lo spirito di sopravvivenza, perché quello che vedevamo 30 anni fa con qualche anno meno di 30 anni fa con McRae, che si ripiega il braccetto al rally d'Argentina dopo averlo rotto, dopo aver fatto esplodere una gomma apposta. Una gara del genere ti porta allo spirito di sopravvivenza, allo spirito di adattamento, perché comunque sei in mezzo alla savana, qualunque cosa. Poi ovvio, con i dovuti limiti del una gara nel 2024, sapete bene che a livello di sicurezza ormai tutto è fatto così. Se paragoni la Formula 1 di 50 anni fa alla Formula 1 di oggi, sono due sport completamente diversi. Però mantiene quel contatto con la natura che fa bene ai rally, che è il bello dei rally, per cui non sei in un circuito, sei in mezzo alla vita di tutti i giorni. A proposito di natura, Tiberio, loro vedevano zebre, giraffe, ma dalla macchina. Tu hai avuto l'occasione di avere un contatto ravvicinato con... Sì, madonna. Con cosa? Con zebre, gazzelle e cosa c'era? Le antilopi. Che meraviglia. Sì, ma quindi animali docili, diciamo. Ok. Niente di super pericoloso, però in certi momenti, quando ero andato come
diceva Francesco che ero in mezzo alla, sta foresta, che comunque non è proprio una foresta, e io ero là che mi preparavo i posti, studiavo per guardare, no, subito non ci facevo caso, dopo, guarda anche un attimo per terra, perché qua magari ti trovi una biscerella, là c'era il cobra, che certo, il black mamba, cioè, insomma, io ero là in mezzo a ste starpaglie, con l'erba secca fino alle ginocchia, no? Cioè, insomma, è meglio guardare. Una cosa che prima della gara è stato obbligatorio per tutti i piloti, anche per i media, penso di vero tu sia andato, adesso lo uso il termine sbagliato, National Reserve Briefing, per cui c'è stato fatto un briefing, eravamo tutti contemporaneamente insieme con tutti i piloti del mondiale, io personalmente ero seduto letteralmente dietro a Kalle, in cui ti raccontavano quelli che erano i rischi, quindi che serpenti avessi potuto incontrare, cosa dovevi fare attenzione, quali animali fare attenzione, quali poterti avvicinare e qualora fossi stato morso cosa fare. Sapete qual è l'animale più pericoloso che hanno indicato loro? L'ippopotamo. L'ippopotamo no, perché è difficile beccarlo. Il bufalo. Il bufalo. Perché è incazzoso, è l'animale che fa più attacchi nei confronti dell'uomo per difesa personale o altro, però attacca, e un bufalo è capace di ribaltare una macchina molto facilmente, perché un bufalo solo può pesare. Perché è molto incazzoso, è vero che me l'hanno detto. Infatti quello, noi l'unica cosa che abbiamo avuto un incontro ravvicinato era durante le ricognizioni dopo il secondo passaggio di Sleeping Warrior, in cui eravamo rimasti solo noi, perché la prova chiudeva alle 6, noi siamo entrati alle 5:45, una cosa del genere, quindi eravamo in prova gli ultimi rimasti. A un certo punto abbiamo incontrato un attraversamento di un branco di 40 bufali, visto da lontano io ero col navigatore di gomito, che dicevamo: che cazzo faccio adesso? Vado, non vado? E mano a mano che facevi un centimetro ne vedevi tre o quattro che si giravano a guardare. Poi mano a mano che stavi fermo si rigiravano e continuavano. Quindi sono stati un quarto d'ora buono lì ad aspettare, a dire vabbè, noi non ci muoviamo. Però è bellissimo il safari, ma oltre per il rally, per la durezza, per il romanticismo, insomma, per un appassionato che è il safari, cioè... Io ero, parlando di animali, io ho anche dei filmati che stavo aspettando davanti con le rally 1, no, però c'erano delle, stavo aspettando delle rally 2 e tutto colpo vedevi le zebre che attraversavano e dopo arriva la macchina, cioè fantastico. Ma dove è finita questa roba? C'è il contatto con l'elemento naturale a cui non siamo più abituati. No. Da noi al massimo trovi una mucca che è scappata. Sì. Al massimo. E si sospende la prova. Però adesso... Dal bar del paese. Esatto. Adesso... adesso... Scusatemi qui. Ma no, ci sta. Ogni bar c'ha la sua mucca che gira. Anche il bar Montegrappa. Certo. Ma no. Molto bene, direi. Molto bene. Fermati Tiberio. Comunque, cioè, per smorzare un po' magari forse sto romanticismo, da quello che ho capito dai local, dagli autoctoni, cioè alla fine noi vediamo queste zebre attraversare, wow che figata, loro probabilmente se vedessero, che ne so, degli animali selvatici nostri, che ne so, una volpe, sì probabilmente una pantegana di Milano. Ma ecco, a proposito di animali, domanda per entrambi, questo è il momento in cui Service Park si fa amico i vegani e i vegetariani, lo dico subito, cioè spoiler, non è il momento per voi. A cena la sera, perché io ho in mente dei racconti fatti dai vari liatti e quant'altro di cene a base di carne di qualunque animale. Anche voi avete avuto modo di assaggiare cose? Quest'anno no. Ok. Cioè, me l'hanno preso. Cosa vuol dire quest'anno no? Ok. Perché l'anno prossimo... perché allora... Lui è già in Kenya, cioè lui è già là. Lui è già lì, allora adesso, dice quest'anno no. Adesso... per andare avanti a tirarmi le simpatie degli animalisti, quando con questo chauffeur, sta guida, sta security, vedevo una gazzella, gli dicevo: sembra buona da mangiare,
Perché pensavo gli dicessi ogni mattina in Africa quando sorge il sole una gazzella si sveglia e ti hanno detto che sono tutti proibiti. La zebra è proibita, la gazzella è proibita, e l'antilope è proibito, è tutto proibito tranne, vabbè, il coccodrillo, ma vabbè, perché comunque fa parte, lo mettono come pesce e la carne di coccodrillo è insieme alla cena di pesce, ma tutto il resto è proibito. Però poi io sono andato a indagare, perché io più le vedevo più insomma dicevo, cioè, ma questa veniva la collina con una fetta di polenta, questa qua no? Una grigliata non dovrebbe star male. E mi fanno, la procuriamo. Ecco perché okay. ogni posto e paese, se paghi la gente c'è modo di fare, è come l'orso in Friuli, è come l'orso sì, in sì. Non si può, ma se vuoi lo trovi, no, pagandolo. Io trovo. Risposta molto più noiosa, noi pasti standard semplicissimi, principalmente o polpette o pollo, questo era, a parte la pasta al pomodoro, perché la cosa divertente, il nostro buono, ha portato la macchina, lui faceva, lui di lavoro fa campi base per i militari in Africa, quindi lui ha allestito accanto all'assistenza, quindi in uno degli spazi prima dell'assistenza, un campo base per tutti i suoi equipaggi, tutti i dipendenti e per tutti i marshal della gara, quindi qualcosa per oltre 300 persone. Bellissime tutte tende, e lì serviva anche da mangiare, avevo volte a fare il barbecue e altro, facevo una pasta al pomodoro meravigliosa, ti dirò, con parmigiano reggiano italiano. La cottura della pasta fatta bene? Quella è fatta abbastanza bene, diciamo che il primo giorno che l'ha servita scotta gli ho detto ok, aspetta, un po' meno, l'hai fatta benissimo, il sugo è buonissimo, tutto quello, toglila 2 minuti prima, e da lì effettivamente ha svoltato. Comunque no, quello, e no pesce, perché una regola sua, questa sempre di questa persona, lui ci ha detto nella settimana di gara mai il pesce. Perché? Per quanto possa essere controllato o altro, sei comunque in Africa, quindi non puoi sapere se quello è stato un'ora fuori dal frigo, al caldo o altro. Quindi lui, come sua regola personale, lui stesso fa nella settimana di gara, io non mangio mai pesce qui, per sicurezza. Beh, eri sicuramente anche tu sotto fermenti lattici? Ah. Nulla, stomaco d'acciaio. Grande, io qualche dei fermenti lattici, cioè prima di partire allora entriamo qui, entriamo nella fascia protetta, se no ma no, non volevo finire a parlare di merda. Però sai che una grande regola della comicità è che la cacca fa sempre ridere, cioè comunque tu ne parli, la cacca fa sempre ridere, quindi se abbiamo degli aneddoti che prendiamo da un altro famosissimo podcast, cioè Cagare in discoteca, che è una rubrica di un altro podcast, ma se abbiamo degli aneddoti su un momento in cui non Cagare si doveva livelli. Esatto, quel momento in cui tu dici non ora, non qui, perché non è il momento, e invece allora, 3, qui è ora 2, 1 lì in quel momento in mezzo alla savana davanti a un bufalo ed è successo. No, non ho di questi racconti. Meno male. Meno fortunatamente male. Per me e sfortunatamente per gli ascoltatori. Molto bene. Comunque, appunto di cibo, in realtà no, serviti molto bene. Ovviamente i piatti locali sono semplici, sono riso, carne, cucinata con qualche spezia o qualcosa. Ma ecco, a proposito di alimentazione e quant'altro, livello caldo. Cioè, safari uno pensa super caldo, incredibile, invece... Non come te lo aspetti, è un mix, perché data la stagione delle piogge, sicuramente il tempo non è così caldo. C'erano alcuni momenti, in particolare il venerdì era domenico, il sabato era domenica. Venerdì è stato terribile, sì. È stato molto caldo. Però poi non è un caldo il fatto che qua. Con le piogge è un caldo diverso, ovviamente. Sono 30 diverso. Gradi, li senti, li percepisci come caldo, però intanto, essendo intervallati con piogge, perché comunque durante il giorno, a parte che poteva cambiare la temperatura e il clima a distanza di 10 km da un posto, cioè in 10 km avanti poteva diluviare, 10 km prima poteva essere caldo con sole, perché sono piogge molto di passaggio, nuvole di passaggio. La pioggia comunque rinfrescava il tutto, quindi la sera stavi tranquillamente con la felpa addosso perché c'erano 18-19 gradi.
perché soprattutto da considerare che Naivasha si trova abbastanza in alto. Tutta la parte prima di Naivasha, che è, diciamo, il tratto di collegamento tra Nairobi e l'assistenza, il parco assistenza si trovava a Naivasha, è molto in alto, arriva fino a 2500 1.900. metri. Io Ah, sapevo il ok. punto più in alto fino a 2005. Il punto più in alto, ma Quindi lì Naivasha c'è proprio un altopiano, ma sembra una pianura, la pianura ok. padana, però in verità è tutto a 1.900 metri. Sì. Poi ci sono dei punti che Beh, salgono quindi ancora. comunque sì, quindi il caldo non è quello che ci si potrebbe No, aspettare, non è, chiaramente, penso chiaramente. l'anno scorso, negli anni precedenti, fosse più caldo, poi comunque di giorno faceva comunque caldo, però non ci avviciniamo alle temperature di un San Marino 2021 in cui mi ricordo ci sono stati 44 gradi. Io Sì, sono no, salito in c'erano macchina, eravamo a oltre sì. Cioè, 60 gradi. paradossalmente la Grecia, il rally della Grecia è molto peggio, ecco, un Molto più Cipro è molto caldo, peggio. Ok. assolutamente. No, il C'è una fattore lì è domanda. tanto la polvere mischiata al caldo. Prego. Caspita, sì. C'è una domanda che tu volendo puoi pubblicare i tuoi camera car o anche tu hai il veto su. No, tu puoi, tuo papà non può Io tu forse. puoi. Teoricamente posso senza problemi. Adesso devo ancora, se volete, scaricarli, guardarli e tutto, perché essendo tornato dal safari e un giorno dopo sono partito direttamente per il Giappone, non ho ancora avuto modo io di vedere cosa si è registrato, cos'è andato, Allora, come guarda, si è Francesco, registrato. io qua adesso faccio una riflessione, se vuoi, un po' filosofica. Tu dimmi se ci azzecco un po'. Vai. Essendo noi tutti quanti qua dei bambini appassionati di macchinine, è chiaro che nel momento in cui tu giochi con le macchinine, appena hai finito di giocare, vuoi subito rivedere quello che hai fatto, no? Quindi avresti subito voglia di scaricare tutti i filmati, riguardarli tutti, no? Quanto ti fa sentire adulto? Il dire no, perché sono una persona adulta impegnata e quindi non posso guardarli subito. E dopo una settimana non averli ancora visti, dice: eh no, ma perché ormai sono una persona adulta e non posso più fare come i bambini che riguardano tutto. Allora, rispondo a questa tua considerazione con un'altra considerazione. Ho letto recentemente un articolo che dimostrava a livello scientifico come qualcosa visto attraverso uno schermo viene recepito e viene ricordato meno che se visto solo attraverso gli occhi. Questa è una Ok. risposta parziale a quello che hai detto, però tanto di quello che abbiamo visto ce l'ho fresco in testa, per cui continuo a rivederlo anche senza rivederlo in video. Sicuramente vederlo in video è una cosa che adesso devo fare, devo mettermi sotto e scaricarli, e anzi qualcosa pubblicherò sicuramente. Dovrò avvisare tutti di mettere il per due, perché come detto prima è stata una gara alla sopravvivenza, quindi non aspettatevi tratti a 180 all'ora o altro, però sicuramente il panorama renderà l'idea di quella che è stata la gara. Però appunto, vederli, ovviamente io avevo tra i miei piccoli sponsor, c'era appunto Insta 360, quindi avevo la 360 Rago 3 in testa, avevo la 360 in Figo. macchina, avevo un po' di cose, quindi qualcosa mano a mano la sera. Di base tutto quello che guardavo con la Go 3, quello me lo riguardavo un po' la sera, giusto se c'era qualcosa tipo, ah, c'è attraversato la strada una gazzella, andiamo a rivedere quel punto lì. Quello sono andato a rivederlo e adesso appunto dovrò scaricarli. Beh, già poter fare gli onboard con la Insta360 è molto figo perché in Italia non si può, in generale non si può, quindi già quello è un contenuto. Assolutamente. Cioè Ma a lì, questo allora, proposito, tu hai facendo potuto. parte del National si può Infatti, fare potevi quando farci, siamo insomma, tanti. cioè, hai potuto. Teoricamente anche nel VRC, mi ricordo che li avevo fatti inizialmente al tempo per il Monte Carlo, basta che sia saldata, così ha saldata a roll bar, sia attaccata al roll bar Si è attaccata secondo al roll. i parametri imposti dalla FIA, per cui Ah, devo ok, giusto, resistere a chiaramente. 40, se non sbaglio, a 40 G di forza, di impatto. Comunque sì, potenzialmente si può mettere. Il motivo per cui nessuno lo mette in Italia in generale, o pochi lo fanno, è dettato dalla tecnologia, per cui i sistemi di onboard che tutti usano o sono quelli del VRC, che quindi sono anche abbastanza costosi, quelli che hanno il collegamento radio per vedere il live, oppure sono magari GoPro 3, 4, 5, che hanno batterie infinite, sono collegate a Powerbank e continuano a caricarsi in loop. La 360 invece è un sistema più avanzato per certi versi, ma
per altri dovresti continuare a cambiare la batteria. Quindi non è facile gestione quando te lo fai gestire. Noi lì per fortuna avevo Daniele, il mio navigatore, che si occupa di fotografie nella vita, fotografie e videomaking, quindi sapevo il fatto suo. Esperto. Quindi ho fatto fare letteralmente tutto a lui, ci siamo messi l'adesivo GoPro davanti e ogni volta lui accendeva, spegneva, gestiva. Io pensavo solo a guidare. Quasi. Ma a questo proposito, a livello di contenuti, a parte i camera car, hai già pubblicato tutto o hai in mente in programma di pubblicare qualcos'altro? No, ancora ne abbiamo un po', piano piano adesso stiamo vedendo un po' cosa abbiamo. Questo appunto mi ha aiutato Leo, che ha fatto un super lavoro e mi sta continuando ad aiutare, dovrebbe mandarmi ancora qualcosa. Ne abbiamo un po', poi mano a mano che scaricherò gli onboard inizierò a pubblicarli. Chiaro, devo chiedere solo un attimo di pazienza perché questo è un periodo abbastanza pieno con la stagione Formula 1, quindi non essendo fisso comodo a casa con il PC, scaricare video di grandi dimensioni e mettermi a editarli non è proprio semplicissimo. Quindi ammetto che qui ritorno a Gentleman Driver e un po' meno a Content Creator. Giusto, giusto, giusto. Bene, allora, io per Francesco ho ancora una domanda, perché c'era qualcuno che all'inizio aveva anche posto la questione, credo. Sì. Tu all'inizio hai accennato al fatto che hai corso con l'N5. Quanto stai guardando con interesse la nuova N5? Da 1 a sì. No, guardo sempre con massimo interesse perché mantengo tante amicizie nel mondo N5, tutta la famiglia Power Brothers ci sentiamo abbastanza spesso, ovviamente non tanto quanto prima, ma con Stefano Colonna ci sentiamo, ci aggiorniamo sui progetti. Sicuramente interessante, credo che da quando rispetto a quando ho corso io, ho sposato il progetto N5, siamo stati fatti dei grandissimi passi avanti, non per ultimo la new entry Andre Crugnola nel team di sviluppatori. Credo che questo è quello che gli permetterà di fare il salto di qualità, perché quello che mancava a quella categoria io assolutamente mai mi sono posto come quella figura, perché non ho quelle caratteristiche. Qualcuno che ricorrentemente per tanti chilometri riesce a sfruttare tutto il potenziale della macchina e dare dei feedback producenti, nel senso che aiutano lo sviluppo. In questo Andrea, credo sia maestro, in questo momento sia il numero uno. Io lo reputo, penso, il numero uno in Italia a livello di piede e a livello di feedback che può dare. Ovviamente c'è Paolo Andreucci che a livello di tester non ha uguali, ma perché ha anche 40 anni di esperienza in macchina e innumerevoli anni come tester di Pirelli prima, di MRF dopo. Ne ha 40 quindi, in più di Crugnola. Sì, esattamente. Salutiamo Paolo Andreucci. Ciao Paolo. Ciao, quando Paolo vuoi, porta aperta, sai che puoi venire qua e dire tutto quello che vuoi. Sempre in amicizia, sempre in amicizia. Sempre in amicizia, ci mancherebbe, no. Quindi no, è un progetto che secondo me adesso farà un salto di qualità, me lo auguro a tutto il progetto, ripeto, l'ho sposato dall'inizio e gli auguro sicuramente il meglio. Mi dispiace non essere più presente tanto nelle gare, non poter correre più quanto correvo prima per portarlo avanti, però per me rimane nel cuore e continuo a reputarlo un progetto molto valido che deve essere comunicato, raccontato e portato avanti. Bene, bene, bene. Infatti volevo proprio capire questa cosa qua. No, Giacomo? Per fortuna sempre buoni rapporti con tutti, e soprattutto col mio passato, con tutte le persone che hanno avuto fiducia in me e con cui ho condiviso dei bei momenti realistici. E con i Power Brothers ho condivisi un monte anche con loro. No, a proposito di N5, mi veniva in mente che abbiamo avuto appunto anche Dedo. È un progetto che deve crederci anche, nel senso che tutto lo sviluppo che sta facendo, che la sta portando alla Step 2, se continuano così, come dicevo anche a Dedo, e riescono ad avvicinarsi alla categoria AP4 dell'Asia Pacifico, secondo me completano e diventa una cosa davvero competitiva, davvero interessante, che può essere davvero credibile sia sportivamente che a livello tecnico. Quindi sì, assolutamente, facciamo tutti il tifo per l'N5.
Bene, bene, bene. È un progetto che nasce nazionale, ma si può espandere, può diventare internazionale, inteso come le nazioni che lo sposano possono poi avere delle competizioni tra di loro. Cioè io quello che, questo lo dico qui, non credo di averne mai parlato con loro, ma secondo me sarebbe bellissimo creare una sorta di TER, una sorta di ERC per le N5, per cui nei vari campionati, nelle varie nazioni dove la categoria può correre sotto N5, sotto la categoria N5, creare un piccolo campionato. Secondo me quello può essere una cosa interessante, perché dà la possibilità ai singoli costruttori, che siano Teda, che sia Power Brothers, che sia RMC in Spagna, di mettersi alla prova l'uno con l'altro, perché credo che l'errore che era stato fatto al tempo è di paragonarsi troppo all'R5, secondo me sono all'R5 e all'R2, secondo me sono categorie diverse, ognuno con i propri pro e i propri contro, ovvero che sia dal punto di vista di sviluppo, dal punto di vista dei costi, però ognuno con, secondo me, merita lo spazio che avranno in futuro. Certo. Tiberio, sul Safari ti viene ancora in mente qualcosa che ci vuoi raccontare? Scusa Damiano, o anche non sul Safari, perché io non conosco bene, ma so che Tiberio è uno avventuroso, mi hanno raccontato, mi sono arrivate delle voci sui Monte Carlo. Cioè, se vuoi anche raccontarci le tue avventure del Safari. Sono arrivate voci, hashtag Elia Camponogara, che da sotto. Però, cioè, se ti vuoi raccontare anche avventure che vanno oltre a Safari, cioè le tue avventure in generale, realistiche, che ti hanno portato a... Tutto prima di Rallissimo è nato, sempre stato una passione rally andarlo a vedere, no? E poi ho iniziato anche, a collaborare con Rallissimo, però andare ai mondiali di rally, o comunque anche degli altri rally, io vado volentieri quando capitava, più qualche anno fa, campionato italiano, roba così, ma le avventure, cioè, è veramente un'avventura, oltre al Safari, è un'avventura anche il Monte Carlo, è un'avventura per certi versi anche l'anno scorso in Estonia e il Portogallo, sono stato un po' quasi tutti i mondiali, e capita sempre, però il Monte Carlo è sempre un'avventura perché... si litiga. Scusami, tu hai fatto il Monte Carlo in camper, no? Giustamente, cioè, sì, l'ho fatto due volte, è stata la mia peggiore esperienza. Perché? Perché in camper non ci andrò mai più. No, come? No. Camper è perfetto per i rally. Allora, no, dipende come vuoi fare il rally. Spiegami. Il camper è comodo, ma è scomodo perché è lento ed è ingombrante. Se non ti sposti da prova a prova. Certo! Allora, al Monte Carlo spostarsi da prova a prova è abbastanza improponibile. E io come media riesco a Monte Carlo a spostarmi da un punto all'altro, perché è passata la scopa del primo passaggio, ai media lasciano passare durante la prova, quindi mi sposto anche di 10 km. Ok. O potrei andare anche fuori prova, andare in un'altra prova, ma il camper comunque è scomodo, è troppo ingombrante per le strade che ci sono e per l'affluenza di gente che c'è. Ah, vedi, io invece sono un grande fan del camper. Ma è chiaro che però camper, tu dici, io arrivo lì la mattina o la sera prima, sto tutto il giorno. Sì, però e non, poi non è detto che se magari adesso, io non so, magari per quelli da casa che seguono, spiego un attimo come faccio io a studiare, e non so, lo faranno un po' tutti, ti metti fra Google Earth, Google Maps, certo, on board degli anni precedenti, quando c'è la possibilità, tu vuoi andare in un determinato punto e col camper non ci parcheggi neanche morto lì. Devi parcheggiare col tender, devi avere il tender dietro al camper, tipo una moto da cross. Ecco, sì, roba così. Però io o dormo in macchina al Monte Carlo o tiro fuori una tenda. L'anno scorso, sempre sta povera ragazza che ho insieme, che ha voluto venire a sto Monte Carlo, perché mi fa: continuate a parlare di Monte Carlo, perché, ed è venuta, ha dormito in tenda con me a meno 14. Ah, però? Sì, a Ubraie. E cioè, non è amore questo. E siamo stati svegliati. Guarda che comparsa! La sorpresa! Nel frattempo,
Sono... Salve! Ho giunto in loco, scusati bene, ti ho interrotto. No, tranquillo. Dai, vi dicevo, i francesi comunque c'erano sempre quegli italiani. Una francese isterica ci ha svegliato a pedate nella tenda. No. Sì, perché a detta sua non potevamo mettere la tenda lì. Era nel giardino di casa loro. Quindi forse aveva anche ragione in un certo senso. Sì, vabbè, insomma, ma sì, un attimo, insomma, elastica, no? non era particolarmente ginnica. No. Ma scusami, ma tu c'eri quella volta in cui sul Turini la gendarmeria ha arrestato Elia? Ah sì, no, non ha arrestato, sì, eravamo io e Elia e suo fratello. È stato forse il Monte Carlo più bello, perché di solito eravamo io e Elia e suo fratello maggiore più altra gente. E invece, passando con gli anni, la gente si è scremata, era stato proprio... quello duro di natale. Naturale. Sì, e lì, quell'anno lì è stato un disastro, veramente, è stato un disastro. Beh, ci hanno fatto spostare tutto da qua a là, da là a su, a giù, finché dopo io i fratelli Camponuara li ho persi. Cioè, loro sono... Il fratello più grande l'ho visto andare via con una birra in mano, con la gendarmeria intorno, a scendere verso il Turini, ma chiacchierando, non l'ho più visto. L'ho visto... Elia l'hai visto offrire una birra a Daniele Lenà, che in quel sì. Monte Carlo correva lui da pilota con una DS3. Sì, e portavano al debutto la DS3. Sì. Sì. Suo fratello era ammanettato a guardarai. E lì ha placato dai gendarmi. No, bello, tutto molto bello. Tutto. Beh, comunque... si sono guadagnati una pagina intera su tutto Rally. Su tutto Rally, sì. Sì, sì. I famosi 10 minuti di fama di Andy Warhol. Sì, no. Sì. Pietro, cosa ci racconti? Cosa hai visto tu oggi? Che mezzi incredibili hai visto? Ho visto una cosa che voi umani non potreste preferiremmo mai... non vedere. Abbiamo esatto. Visto solo il voto noi. No, esatto, un mio collega, nonché collega, se si può chiamare collega, ha detto: speravamo tutti di essere sottoterra prima di vedere un Alfa Romeo con un motore 1200 tre cilindri Peugeot. E invece... No. Così è andata. L'avete visto. Aspetta, un'Alfa col motore 1200 tre cilindri. È la Rally 4. È un'Alfa Rally 4. Che è un po' come una Lancia da rally. Che è, una... è sempre quella. La minestra è sempre quella. Beh, sì. La minestra è sempre quella. Con sto motore ci fanno tutto. Sì. L'elettrica e la ibrida, perché non è più... termica, non sia mai. L'hai comprata? No, l'hai comprata la 500 A? Se è vero o no, ma mi sembra che la versione presentata sia più bella delle foto che sono scappate. Sì, è un po' allora, le foto, quella che è venuta fuori ieri con la calandra, col biscione bianco davanti, è una porcheria che è venuta fuori vecchissima, che non c'entrava niente. Grazie a Dio, aggiungerei. quella... Allora... Non è un po' barocca, però in realtà sarà una macchina che venderà un botto, come hanno venduto un sacco di Avenger, come hanno venduto un sacco di quelle macchine di Stelvio. No, molto sotto la Stelvio. Di Tonale, scusa, di Tonale. Esatto, ma è ancora sotto la Tonale, perché in realtà è sui 30. Ancora di più, infatti. E è la piattaforma della 2008, dell'Avenger, della 600, della Renegade, della 2008, della... Mocca, di tutta quella serie di macchine lì, che ce ne sono un botto in giro. Perché Mocca, no, scusa. Esatto. Beh, con Milano si potrebbero dire tante di quelle cose che voi umani. Se ne sono sentite di ogni. No, però prima mi stavo ascoltando, per tornare un attimo al discorso che stavate facendo qualche secondo fa, vorrei sfidare Tiberio, anzi io e Giacomo secondo me potremmo sfidare Tiberio nel non muoversi tra le prove del Monte Carlo. Credo che noi abbiamo un record di averne visto. Potremmo fare un giorno. Pietro, tra l'altro, un attimo fa, prima che tu arrivassi, Tiberio ha detto che lui assolutamente rally col camper no nella vita. Sì, sì. Un applauso.
E infatti anch'io sono rimasto stupito, perché uno come lui che va un sacco in giro e tutto quanto, io pensavo fosse un fan del camp. Serve, bisogna essere snelli, veloci. Snelli, veloci. Adesso settimana prossima c'è Croazia. Tu vai giù in Croazia? Sì. E bisogna essere... Beh, allora, la Croazia riesce a vedere varie prove. Il venerdì ho già 4 prove da vedere. 4 prove ne vedo. Perché riesci a correre e muovere. A che numero vai via? A che numero di auto vai via tu? Cambi. Cioè passate delle prime rally 2. Allora, sono i tempi stretti, rally 1 tassativamente e anche delle... Sì, vabbè, ovvio. Anche e, perché rally 1 fai presto, sì, esatto, un quarto d'ora. Però insomma, se sono in 10, sono 3 minuti a macchina, c'è già una mezz'ora più l'arrivo di quando arrivano lì. E comunque io ho delle rally 2 che devo guardare assolutamente, perché ho dei piloti che mi piacciono tantissimo, che seguo fin da quando hanno iniziato, e poi quando ho la tipo Daniel Chvist e Pagliari su tutti, ok Pagliari io ancora da quando ha iniziato le prime volte non so se guardavo lui o guardavo la Enni. Ma eccala, lo sapevo io che andavamo su quello. A quest'ora si finisce lì. Giusto. Di base a me piacerebbe guardarle tutte, anche se al giorno d'oggi mi piace meno guardare tutte le macchine, perché a me piacevano i rally quando, dopo passati i primi, c'era la Clio, c'erano i gruppi A6, qualche mezzo kit che passava, cioè quelle a me piacevano molto. Adesso le rally 3, per esempio, a parte i primi 3 che sono fuori di testa, cioè, perché ero in Estonia, dovevo aspettare che passasse tutte le macchine, perché dovevo uscire a piedi e avevo la macchina incastrata in prova, e c'erano delle rally 2 dei gentleman drive, ma che giustamente portavano a casa la macchina. Tutto colpo lì, senza farci caso, vediamo in lontananza in fuori sta macchina di traverso su due ruote, no? Il primo della Rally 3, non so se era Dominguez o chi, cioè, messo pazzi scatenati, quindi a volte vale la pena star lì a guardare tutti gli altri. Perché ci sono dei piloti che con le macchinette, no, ad oggi non sono, sì, vale la pena veramente vedere. Cioè, bene, mentre noi invece saremo ad Alba, quindi se siete in giro in quel di Alba, se siete in Croazia, buon per voi, andate a vedervi il mondiale e piuttosto incontrate Tiberio. Se invece siete in quel di Alba, se ci vedete, fate ciao con la manina, fatevi riconoscere, salutateci. Tu Pietro non ci sarai, vuoi dire il perché non ci sarai o non vuoi dirlo e lascerai la sorpresa? Allora, venerdì speravo di esserci, ma mi è arrivato... Si sposa? No. Ti sposi? No. Ma lunedì mi è arrivato a malincuore un evento di Aston Martin a cui non ho potuto dire di no una volta tanto, che siamo vicente, scusatemi, vi voglio bene, però sinceramente vado a farmi un giro con un Aston Martin. Sabato, no spoiler perché tocco ferro ancora, quindi no spoiler. Ok, no, non diciamo niente. Va aspettiamo, bene, aspettiamo. Torni dietro al volante? Se seguite Pietro per lo spoiler non è la notizia. Lo spoiler è quello che metti la lettone. No, non avrà la lettone. Senza lettone. Va bene. Dai. Allora, io colgo l'occasione, perché comunque alla fine abbiamo fatto quasi 1:50 di diretta, non è che proprio siamo qua da 2 minuti, cioè. La gente vuole anche andare a letto. Questo. Esatto, allora io voglio salutarvi con... Io voglio tornare a casa. Seguite le storie di Service Park di Tiberio Zandonà, perché scoprirete se lui questa sera arriverà a casa, a Verona. Ma tu sei da Verona, sei un pazzo, Tiberio. Perché?
No, allora, ma io vivo abita lì. Ma no, ma per me sotto i 1000 chilometri è una gita. Cioè, sei a casa, okay. Me l'ha chiesto, mi fa, ma veramente vieni qua stasera? La scampagnata. Perché no? Esatto. Allora, io vi voglio salutare con la battuta che io trovo molto carina, di Riccardo Facci, ovvero intanto sembra che Cantamessa al Rally del Piemonte sia stato inserito come patrimonio dell'umanità. Salutiamo Riccardo Facci e soprattutto salutiamo Luca Cantamessa, che cercheremo di coinvolgere in qualche modo sarà coinvolto nei video, nelle cose che faremo. Esatto, perché... Luca è amico del podcast, possiamo dire amico del podcast. Allora, io intanto ringrazio Tiberio Zandonà che si è fatto questi chilometri per venire qua di persona e lo ringrazio. Ma è stato bello, una bella esperienza. Ringrazio ovviamente Francesco Garosci per essere stato qua anche lui e aver condiviso con noi la sua esperienza. Grazie mille. E complimenti ancora per aver fatto il safari, per averlo fatto. Grazie a voi per questo spazio dedicato. Grande esperienza e devo dire un po' di invidia. Un po' di invidia. E non ho neanche fatto il VRC, penso se l'avessi fatto. No, quindi... Prossimo anno. Esatto. Però voglio ricordare di nuovo che fare il primo passaggio era una cosa, dover fare solo il secondo, quindi lui si è tirato giù, lui e Daniele si sono tirati giù le note con le strade perfette e sono arrivati che le Rally 1 erano già passate due volte, io le ho viste le strade dopo il secondo passaggio delle Rally 1, erano veramente arate col trattore di mio zio, magari fossero state arate, erano dei canali unici. Terribili. Infatti sentivi le macchine proprio spanciare in una maniera... Salutiamo, a proposito di Arate, salutiamo Arati. Ah, Francesco Arati. Francesco Arati. Ha compiuto gli anni pochi. Allora, auguri anche a Francesco Arati. Allora, molto bene. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi dicendo che Francesco Garosci è stato forse il primissimo ospite a venire qua in presenza... in una registrazione ancora solo audio. Andate a recuperarvi quella puntata perché anche lì... avanti Cristo era tipo esatto. Era veramente tanto tempo fa, si parlava di N5 forse avevamo iniziato e sai che parlavamo N5. esatto sì. Forse di Monte Carlo e di N5 sì, è vero. Molto bene ragazzi, io vi saluto, da sempre continuerò ad esserlo sempre nel futuro e spero di poter tornare per raccontare la prossima avventura, che sia assolutamente una Dakar magari. Sentiamo lì. Ah, così? Così? Una volta. Diciamo che i sogni nel cassetto sono alcuni, la Dakar è quello non nascosto che 9 anni fa quando ho iniziato a correre più seriamente ho detto che 8 anni e mezzo fa ho detto che entro 10 anni avrei fatto la Dakar. Quindi è il tempo. Quindi in basso a destra vedo che c'è GoFundMe, ora inizierò a fare un bella gara GoFundMe. Cioè all'ultimo minuto mette lì un carico da 1000. Bisognava premiare chi è stato con noi tutta la sera fino ad adesso. Siete stati qui per un motivo. È vero, giustamente commentano debotto ma con senso, con molto senso. Va bene, allora io ringrazio ancora Pietro Manfrin che nonostante gli impegni lavorativi è passato a trovarci, grazie Pietro. Grazie a voi come sempre, grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ringrazio Giacomo Cunial che è anche lui presente questa sera a chiacchierare di Safari e ovviamente ci vediamo ad Alba, esatto, e ringrazio tutti quelli che sono stati con noi anche questa sera e un saluto anche a quelli che ascolteranno questa puntata o guarderanno questa puntata prossimi giorni. Un caro saluto e alla prossima puntata. Ciao!